Questo programma è offerto da Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Deox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Amici sportivi, tifosi del Bitonto Calcio, buonasera. Come vedete questa sera siamo all'interno dello studio centrale di Radio Doppio Zero. Benvenuto a tutti voi che ci state seguendo da casa per questa puntata di Ruggito Nero Verde. Lo vedete, l'ospite con noi presente questa sera è Paolino. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Ok. Grande Paolo Lomasto. Difensore. Roccioso. Il Paolo Montero del Bitonto, diciamo. E lo vedete, purtroppo abbiamo qui anche... Potrei dire. Cominciamo subito già con i termini dialettali. E va bene, lo vedete accanto a me, Danilo Cappiello. Ciao, buonasera a tutti. E grazie a Dio in lontananza, Nicolangelo Biscardi. Per lasciare lo spazio ai più magri. Grazie, Nicolangelo. Buonasera. Allora, ragazzi, bella partita Cerignola. Magari qualcosina da recriminare, piccola?
piccolissimo episodio che poteva cambiare le sorti del futuro della gara, però dai, ci sta anche il pari a Cirignola, ci sta più che altro la prestazione del Bitonto che è stata davvero ottimale, credo. In tutti i due reparti ha saputo soffrire, li ha saputo attaccare in maniera corretta. Purtroppo è mancato il gol e manca quel rosso ad inizio ripresa, però dettagli, andiamo oltre, dai. Alla fine nel complesso vanno fatti i complimenti a Mister Torino, alla squadra che è scesa in campo e al Bitonto in generale per aver dato una dimostrazione di forza su un campo importante come lo Montelisi di Cerignola. Ci sta anche, insomma, tutte le persone che sono scese dal cielo al secondo minuto della ripresa, due mentre stavamo facendo la live reaction. A io proposito, sono andato via fuori a a proposito, farne ticare esatto, tra me a proposito di live reaction, ragazzi, veramente grazie, 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 grazie tante a tutte le persone che ci hanno seguiti in non puoi diretta. immaginare cosa succede E sono tantissime, veramente, ogni domenica che noi andiamo in trasferta. Continuate sempre a seguirci. Noi nel frattempo continuerò sempre a ringraziare gli sponsor che ci danno la possibilità. Quanto c'è lecchino? Va bene, ragazzi, se non ci fossero loro, sicuramente anche voi due stareste a casa. Oppure anche stareste lì. Ragazzi, io stasera sarei rimasto a casa a sistemare a crediti. A crediti. Anche perché abbiamo saputo che tu hai avuto una settimana terribile, avete avuto, ragazzi, per quanto riguarda la classica settimana da incubo. Settimana da incubo, sta arrivando il Real Madrid, il Taranto sta arrivando. Quando arriva il Taranto è sempre così, voglio dire, una piazza importante ha un seguito importante di testate giornalistiche. E per noi è un pochettino più complessa la questione, però pazienza. Allora, saluto subito tutti quelli che ci stanno guardando da casa. Vi ricordo che se volete potete fare le domande a Paolino qui in diretta sulla pagina Facebook della radio del Bitonto Calcio. Salutiamo anche Ciro Amelio che ci sta guardando da casa. Ciruzzo! O Ciro. Anna Verriero che sta guardando il video in diretta, ma la cosa splendida è che Anna in pratica è dall'altra parte delle telecamere, per cui ci sta ti guardando doppia Anna, di nero verde vestita. Esatto. Sempre nero verde. E c'è l'altro conquilino, anche Silvio Mercai. Silvio che ci sta guardando. Il mio omonimo. Mi fermo di me, se Mercai. È la capigliatura che inganna. E il dottor Nico De Santis. Direttore. Allora, grazie. I salamelecchi li abbiamo fatti per tutti, ragazzi. Velocissimi, andiamo a questa puntata. No, andiamo subito anticipando che nel finale di puntata parleremo, nella seconda parte, chiaramente di quel che sarà la partita. Che sapete tutti, si giocherà sabato alle ore 15:30 allo stadio Città di New Livi, l'ottava giornata, Bitonto-Taranto, big match di giornata anticipata, ovviamente inutile dire, ma lo si sapeva già da tempo, per la concomitanza con la festa dell'intorciata dei Santi Medici Cosme e Damiano che avremo qui a Bitonto nella giornata di domenica, daremo anche le indicazioni come radio, poi vi daremo anche, insomma, le indicazioni. Assolutamente sì, daremo anche le indicazioni per quanto riguarda la partita, soprattutto in merito alla possibilità o meno di una trasferta da parte del pubblico ionico. E parleremo anche del Taranto con alcuni approfondimenti. Innanzitutto avremo in collegamento telefonico l'amico e collega giornalista di Canale 85 Enrico Losito. Parleremo del Taranto con una nuova rubrica che lanciamo da questa settimana. Ah sì? Ovvero sì. Senza aver detto niente a me? Le sorprese, le cose belle, lo sai, che si tengono sempre in riservo. È una rubrica, chiaramente, un approfondimento che abbiamo chiamato l'avversario secondo Mario Romano. Mario ci aiuterà ancora di più, collaborerà ancora di più con noi. Ne abbiamo parlato con Danilo nei giorni scorsi, con Mario Romano, una scheda, un'analisi dell'avversario con delle notizie, chiaramente ultimo. Non dobbiamo pagarlo, Mario, no? No, collabora tranquillamente, non ti preoccupare, poi me la vedo io con Mario. Vabbè, di vostri pranzi insieme. Me la vedo io con Mario. Allora. E niente, quindi prima però di parlare col Taranto, chiaramente abbiamo qui il buon Paolino Lomasto che noi... Allora, Paolo, scusa, perdonami, tu hai parenti a Pordenone? Sì. Ecco, allora dice ciao zio da Pordenone, forza Bitonto, Kevin. Per cui... Che bello, arriviamo ovunque, Vabbè, Daniele che solitamente... Che poi non so, che Pordenone è entrato anche nel verde. Sì. Assolutamente sì, è vero, e quindi è più fa io che ho notato di avere una di quelle matite. Tu hai una cosa sponsorizzate che non si può avere. Rubato. Allora, come al solito, come al solito tolgo gli occhiali perché l'età è quella che è. Allora, da casa, Giacomo Germano, buonasera a tutti. Volevo sottolineare che Paolo Lomasto è stato il migliore in campo a Nocera e Cerignola, pertanto mi auguro di non vederlo mai più in tribuna. Speriamo. Speriamo.
Allora Giuseppe Maria Tedesco, buonasera da Lecco, è sempre Forza Bitonto e Forza Lomasto. Daniele Vellirello, saluti a tutti voi a Milano, lo zio l'abbiamo salutato. Francesco Lillo, Lomasto meriterebbe un posto da titolare ogni domenica, anche su questo non puoi dire ragazzi niente. Ma allora, dato che abbiamo percepito già in settimana sappiate che le nostre scelte molte volte poi ricadono, oltre che per dare spazio a tutti i protagonisti con la maglia nero-verde della stagione, anche perché noi magari poi individuiamo a fine partita tra di noi un migliore in campo, e obiettivamente Paolo Lomasto è stato tra i migliori in campo di Cerignola, anche perché diciamo è stata una mossa tattica, e di questo ne iniziamo già a parlare per approfondire quello che è stato il match di Cerignola, chiedendo alla regia, curata splendidamente dalla famiglia Mingirulli, padre Mingirulli figlio, i Mingirullis, di, Mingirullis, di immettere, diciamo, di fornire, di fornire le immagini sovraimpressione a cura del servizio di Teleregione proprio del match di Cerignola. Dicevo, Paolo, è stata la mossa forse vincente, la tua posizione in campo, a marcare, a mordere le caviglie allo Iodice, che praticamente hai annullato, il grande ex del match, l'ex più discusso, annullato da Paolo Lomasto, che praticamente lo ha costretto a giocare il più lontano, possibile dalla porta. Sicuramente, perché comunque lui, non c'è bisogno che lo dico io, è un giocatore che in questa categoria, per le qualità che ha tecniche, fa la differenza in campo. E il mister è stato bravo a leggere questa situazione e mettermi lì. Sei stato altrettanto bravo poi ad annullarlo insieme agli altri, perché comunque cioè, domenica è stata una grandissima partita da parte degli attaccanti, perché comunque loro sono stati i primi difensori, infatti hanno corso tantissimo, e noi da dietro ci viene molto più facile, perché comunque cioè, dobbiamo togliere solo quelle palle sporche che arrivano dall'altra squadra. Allora, perché anche a centrocampo avevamo due avversari non facili tra Di Cecco e Coletti, Marsili, Biasson, lo stesso Piarulli, da un punto di vista di posizione centrale hanno giganteggiato per certi versi del match. Anche loro hanno fatto una grande partita nelle letture delle giocate, comunque si mettevano sempre in copertura, leggevano, e quindi noi da dietro abbiamo avuto più vita facile. Allora, il bello di questo programma è che noi siamo aperti ad accettare tutti quelli che ci vogliono scrivere, perché è la cosa più bella, più civile. Ci sono due messaggi che arrivano da Taranto, uno di Alessio Olindo che dice: sabato troveremo una squadra ostica come il Bitonto, sappiamo che è difficile per il Taranto, ma è difficile anche per il Bitonto, sempre Forza Taranto, con tutto il rispetto per il Bitonto, ma noi vogliamo la vittoria, che vinca la migliore, e su questo non c'è dubbio. Ti salutiamo, Alessio, e condividiamo la assolutamente. Quando sono così sì, assolutamente, noi poi sono splendidi. Paolo, da un buon napoletano, sta facendo gesti scaramantici, ma cioè, lo condividi in maniera alternativa. E Fabio Pissacroia, che scrive, credo, anche lui da Taranto, dice: mi auguro che il sabato sia una giornata di sano sport e che vinca il migliore. Un saluto agli sportivi bitontini da Taranto. Noi siamo anche felici, anche perché, e su questo ne abbiamo parlato anche tante volte l'anno scorso, sia quando siamo andati noi a Taranto, che quando siamo andati due volte l'anno scorso a Taranto, anche per la gara playoff, sia quando sono arrivati i tarantini qui a Bitonto, anche se fu vietata la trasferta, c'è stata sempre una reciproca accoglienza ottimale in sala stampa. Quindi io scherzo, chiaramente scherzo anche con gli amici e colleghi di Taranto, dicendo sta arrivando il Real Madrid, però chiaramente è inevitabile per una grande piazza come Taranto avere anche un seguito giornalistico così, così importante. Per fortuna l'abbiamo allargato la sala stampa, perché non saprei dove mettere. Ah, non era per me, credo fosse per me. E quella poi, gente. Poi da Torino, un saluto da Torino da Felice Novialo: forza Paolo, spero che riuscirai a ritagliarti uno spazio da titolare, perché te lo meriti. E Domenico Luce che scrive: con il Taranto dovremmo essere più concreti in fase realizzativa, con un po' più di cinismo saremo perfetti, che è quello che poi diceva Paolo effettivamente, cioè evitare un po' di più quelle palle sporche che si potrebbero tranquillamente. Però io mi ricollego all'analisi giusta, che condivido chiaramente, di Paolo, quando Paolo diceva il grande lavoro fatto dagli attaccanti. Beh, non dimentichiamo che Lattanzio ha messo due giocatori davanti alla porta, Pagliarulli non si è visto talvolta in alcune immagini, ma
Pierluigi, se non si fosse allungato un attimo quella palla, poteva calciare in porta. E anche l'occasione di Paterno. Molte volte dimentichiamo. Se Terrevoli non si. Se Terrevoli. No. Accelerava, cioè poteva riuscire a fare gol come l'ha fatto in casa. Cioè, non mi ricordo. Francavilla. Calcio al portiere arrivato e lui ha fatto gol la stessa volta. Tra l'altro, molte volte. E anche diciamo gli attaccanti arrivano anche stanchi quando fanno un enorme lavoro di sacrificio. Però comunque si è sempre detto che se l'attaccante lavora per la squadra gli arrivano sempre molte occasioni. Tutti dicono così e alla fine gli arrivano le occasioni e spero che il sabato. Le metteranno dentro, non sarà chiaramente facile, lo sappiamo. Paolo, la partita di Cerignola vi ha dato quella consapevolezza ulteriore di poter tenere testa per davvero a squadre blasonate, squadre attrezzate di un certo livello, e anche quella consapevolezza di aver superato forse definitivamente quel momento tra virgolette difficile e sfortunato avuto con le due sconfitte? Secondo me la partita di Cerignola ti dà quella sicurezza e quella forza mentale di dire che tu hai un gruppo importante, perché se non hai un gruppo importante queste partite non le riesci a pareggiare, perché anche i ragazzi che sono entrati nel secondo tempo hanno dato una grossa mano a mantenere il risultato, che comunque lì è un campo difficile e non lo so quante squadre in seguito andranno a fare il risultato. Quindi queste sono partite che ti danno tanto, che tu acquisisci sicurezza e comunque non prendere gol aiuta. Anche perché da difensore, giusto sottolineare, sono tre gare, non prende gol. Alla fine, alla lunga, le squadre che non prendono gol sono le squadre che alla fine... Ti chiudono come si deve il campionato. Sì, le squadre che prendono pochi gol, mai quelle che fanno sempre più gol di tutti, ma sempre le squadre che prendono pochi gol. L'anno scorso abbiamo preso pochi gol, abbiamo vinto il campionato comunque. La Juve, ma lascia stare. Va bene, allora ragazzi, volevo cominciare con... No, io volevo chiudere l'analisi un attimo. Decidere no, così. Rapidamente. Dai, porta. C'è lo spirito del Berlusca dentro. No, lo spirito dell'approfondimento giornalistico. Ho capito, dai. Che ci abbiamo un sacco di roba. Rapidamente, squadra solida, squadra compatta, difesa over che tra l'altro sta diventando anche un talismano, perché se non mi sbaglio da Francavilla non so, non ricordo se avevamo giocato con la difesa over o meno Francavilla, credo di no, però non c'era Gianni, però non c'era, e Cerignola, poi tra l'altro tre partite, Paolo, 7 punti, talismano. Perché sono successe varie cose, quindi io ho avuto opportunità. Cosa sta succedendo? No, ma infatti poi Luca Recoba ci dice: dopo la prestazione di domenica farà fatica il mister a mettere in un certo Lomasto in panchina. Un certo Lomasto. Esatto, ce l'abbiamo. Va bene, Paolo, pronto con le foto? Allora, noi sì, abbiamo quest'anno ideato. L'idea è stata di Danilo, chiaramente. Abbiamo valorato delle fotografie per raccontare un po' il Paolo Lomasto in questa stagione, nel passato, il carattere, lo spirito battagliero, chiaramente, di tutti i giocatori. Sì. Oggi, chiaramente, sei tu il nostro ospite, e quindi io cedo ben volentieri la parola a Danilo per affrontare questo racconto fotografico. Va bene, allora ringrazio sia Nicolangelo che Nicola, direi di partire con la prima foto che abbiamo chiamato Mia e via la palla. Paolo, tu sei un po' il prototipo del difensore centrale vecchio stampo, rude, roccioso, poco elegante ma molta sostanza. C'è un difensore centrale alla quale ti sei ispirato in questi anni di carriera e magari dal quale hai potuto trarre insegnamenti? Puyol. I capelli ci siamo. No, ma anche come grinta, marcatura sull'uomo, perché comunque alla fine sono un marcatore io. Faccio le cose più semplici quando ho la palla tra i piedi, cioè appoggiarmi al centrocampista. Perché essere elegante quando si può essere concreto. È la cosa migliore quella, secondo me. Invece perché nella aspetta, vai. Perché proprio Puyol? Cioè, non è... Cioè,
se avessimo fatto un'altra domanda a un'altra persona, magari non avrebbe mai pensato di andare a beccare proprio quel giocatore, quello proprio fisico. Perché comunque giocava una squadra forte tecnicamente, e lui secondo me era quello là meno tecnico, però che comunque in campo dava quel qualcosa in più sotto l'aspetto tecnico. Cioè rude ma concreto. Sì, perché il piqué della difesa del Vitonde, scusa. Ci sono. Vabbè, io da juventino, per via della capigliatura, no, che tu muori, non sono ricerchi qualsiasi, scarso tecnicamente. Sempre però, sta Juve di mezzo, dobbiamo parlare del Vitonde. Sì, ma era un paragone. Si faceva per paragonare. E ogni cosa la Juve. Mica possiamo paragonare Milan. Simpatizzo. Però non sono tifoso. Ma invece il gallo che avevi in testa lì poi è volato nella prima cosa. Che già è andato via poi. La cresta del gallo. I capelli bagnati. Cosa che era Qui poi sono le situazioni da palco, cioè sì, campo bagnato, sì, piove, sì, delirio, sì, diluvio, palla che cade dal cielo a testa, disordine. Ok, foto 2. Allora, le foto 2-3 sono quelle che mandiamo un po' in sequenza e che abbiamo chiamato "Di qua non si passa, ritenta e non sarai fortunato". Una delle caratteristiche per le quali ti sei messo in mostra in queste gare è proprio la tua aggressività fisica, quel leggere la giocata dell'attaccante o dell'esterno, comunque con grande anticipo. Nel duello attaccante-difensore, finora comunque praticamente vinto sempre tu, e c'è un grammo che sei sempre così. Però quel tipo di duello è solo questione di tecnica o una parte fondamentale c'era anche chi mantiene i nervi più saldi? No, secondo me è una questione mentale, che tu devi leggere la giocata, cioè leggere l'avversario quando ha la palla tra i piedi, quale giocata potrebbe fare, anche se come ho detto prima, i tuoi compagni ti indicano la giocata, che ti chiudono quello spazio, sai che può arrivare lì la palla e tu con l'aggressività, con la velocità del pensiero riesce ad anticipare l'attaccante. Quindi è più una guerra di nervi alla fine, sì. Vince chi mantiene i nervi più saldi. Sì, riesce a leggere le giocate. Andiamo avanti, andiamo, procediamo spediti. Questa è una delle... Questa è una delle foto che... No, la foto la 4 è una delle più belle. Signore, non l'ho toccato. In realtà l'avevi randellato come se niente fosse. Qui era il 70esimo, penso. Una bella stecca. Giuro, non sono stato passato. Sì. Lì, niente, non ne so. E io ero fermo e lui è venuto addosso. Qui era il 70esimo, un po' di stanchezza si faceva sentire. Poi ho detto un calcio lo può pure prendere, perché giustamente gliel'ho dato. Lì. Però rientrando nel discorso del giallo, come cambia il modo di pensare durante la partita, sapendo di essere già ammonito, ma soprattutto quante volte pronunci una frase simile quando viene ammonito? Magari quante volte vai al direttore di gara? Ma anche quando non viene ammonito. Sì, io non l'ho toccato. Non l'ho toccato, ma infatti è più una questione di che tu inizi a parlare con l'arbitro, sai, già dall'inizio capisci un po' com'è lui caratterialmente, se vuole che comunque parli, perché ci sono arbitri che dicono devi stare zitto e non devi parlare, e quindi è una questione, sai, di nervi, come ha detto lui prima. Senti Paolo, ti volevo fare una domanda proprio in base a questa cosa che hai detto. Nel momento in cui ti sta arrivando l'avversario di fronte, tu hai il tempo di pensare mo che gli faccio? Queste sono cose che le provi durante la settimana con il mister, che in base al giocatore che hai di fronte dici dove posso indirizzarlo. Perché se è un destro tu gli togli il destro e quindi ti metti in base di portarlo sul sinistro, la posizione del corpo che l'alleni durante la settimana. Poi capitano situazioni che ci vuole pure un po' di fortuna, certo. È cogliere l'attimo giusto che lui si allunga la palla. Appena si allunga la palla tu devi intervenire non facendo fallo. Per cui è provo a destra, provo a sinistra, lo randello. Sì, sono le scelte. Non ce ne sono altre possibili. Io non l'avevo preparata, ti dico la verità, a questa domanda, però ora ho avuto un flash davanti agli occhi e ti voglio fare un nome, quello di Sasà. Chi è Sasà? Il tuo procuratore. Sì, il mio procuratore. Devo essere sincero, mi ha molto colpito l'abbraccio che c'è stato tra te e Sasà nell'albergo prima della gara di Nocera. Venivi da alcune partite dove non avevi giocato, quindi magari forse l'umore non era dei più alti, però quell'abbraccio ho visto un ragazzo che
Modulo un abbraccio porta fortuna, perché poi tra l'altro sa quando viene a vedere le nostre partite vince sempre, io lo farei venire ad onore, ad onore. Allora, ovunque chiamo, no? Però ho visto in quell'abbraccio davvero una voglia di riscatto, di rinascere e di ritrovare in quell'abbraccio di Sasa la forza di sì, continuare a credere in questo percorso. Perché lui sicuramente cioè, è una persona che crede in me, vedendo che io comunque ogni domenica, sa, anche se la squadra vinceva, comunque tu devi essere contento uguale, però a livello personale dici eri un po' scontento. Lui invece in quella frazione mi ha dato forza a dire dimostra che sei da Bitonto, perché alla fine cioè, non mi conoscevano ancora, solo la partita di Francavilla, però mi ha detto tu dimostra che sei da Bitonto e dimostralo oggi con una grande prestazione. Questo è stato il suo abbraccio e dire è finalmente è partito il campionato di Paolo. Genova, sì. Paolo, ti faccio una domanda al volo, credi che questo Bitonto sia partito versione diesel, cioè piano piano ma adesso sta ingranando e sta inglobando tutte le indicazioni del mister? Secondo me sì, perché comunque questa è una cosa che comunque hanno studiato pure loro, in base pure al calendario, perché comunque adesso abbiamo, cioè, incontriamo 3-4 squadre, penso che le più accreditate. Il mese più tremendo del campionato. Quindi queste sono cose che sicuramente avranno studiato loro, anche se comunque è una squadra, togliendo Montrone, Turitto, Paterno e i vari under, siamo tutti Biaso, siamo tutti nuovi, quindi un pochino di tempo in più sicuramente ci vuole per amalgamare i meccanismi. Penso che è arrivato il momento. Esatto, con le prossime partite. Allora, io ho visto in bassa frequenza il nostro collega di Taranto. C'era sì, no, ma facciamo presto per arrivarci. Allora, nel frattempo mi permetti di salutare un paio di persone. Qualche domanda da casa. Allora, voglio salutare Domenico Rucci e Francesco De Paolo che ci stanno guardando dall'altra parte, nel senso che sono sulla diretta di Radio Doppio Zero. Pasquale Civitero che ci dice un saluto ragazzi, uno di questi giorni vengo da speriamo, me, però speriamo, purtroppo ormai Pasquale rientra dalla capitale, quindi non vabbè, Pasquale ormai ogni tanto lo perdiamo. Allora, dunque, Michele La Bianca chiede: buonasera a tutti, volevo chiedere all'Omasto qual è l'attaccante più forte che ha affrontato in carriera. Più recente? Longo della Turris, che per i movimenti che fa comunque è un attaccante importante. Ma io non ha detto neanche quelli del Bari dell'anno scorso. Perché no, non mi hanno colpito tanto. Cioè, abbiamo vinto pure a Bari. Vabbè, dai, basta questa storia. Che no, beh, anche se cioè, da avversari invece. Noi abbiamo un attaccante, anzi due attaccanti importanti, che nessuno secondo me in questa categoria ce l'ha, non facciamo no. Ma chi sarà mai? Chi saranno non so, mai? Sto provando a farmi un'idea, ma sappia. Non riesco ad arrivarci, veramente. A proposito di attaccanti, tu che vivi lo spogliatoio all'interno, arrivi quanto manca il gol? Secondo me dentro di lui sta soffrendo un pochino, perché comunque lui è abituato a fare gol. Però sicuramente arriverà al più presto, che se lo merita, perché è un bravissimo ragazzo, lavora per la squadra, cioè è una persona eccezionale, Riccardo, quindi se lo merita sicuramente, cioè se lo merita. Bene, stiamo parlando di Riccardo Lattanzio e ti faccio, faccio un'ultima riflessione prima di procedere. Quando dicevi prima mi conoscevano poco, però chissà, o chi si può essere informato, diciamo, lei sta. Sa che il buon Paolo ha vinto un campionato di Serie D portando l'attuale Sicula Leonzio di Lentini in Serie C, è stato capitano del Castrovillari e non si diventa capitano così da un giorno. Cioè, non è un bau bau perché mancavano gli altri, non è un bau bau, una fascia di capitani così. Penso, ma non si dà il primo sprovveduto. Assolutamente. A chi veste meglio al braccio, diciamo. Allora, ragazzi, è arrivata una domanda per voi da casa. La facciamo a chiusura perché è interessante. Salutiamo un po' di persone sparse: Francesco Lovascio, Mario Sicolo che ci sta guardando, Apollo, Arcangelo Direttuoso, Giovanni Solazzo. Allora, adesso che andiamo avanti, iniziamo a presentare quelli che sono i due prossimi turni di campionato.
con le schermate 5 e 6. Partiamo chiaramente con l'ottava giornata del campionato di Serie D Girone H. Danilo, ovviamente l'anticipo, Bitonto Taranto, ma è giusto rammendare quello che è il... Beh, anche un po' esatto. La giornata si aprirà sabato con il match che ci interessa più di tutti, cioè il Bitonto che ospiterà il Taranto alla Città degli Ulivi con fischio d'inizio alle ore 15:30. Un altro match bellissimo è quello che vedrà andare in scena il Foggia che ospiterà il Casarano al Pino Zaccheria. Il Grumentum che invece farà visita alla Fidelis Andria, l'Agropoli che farà visita alla Francavilla, la Gelvison, rivelazione di questo campionato, ospiterà il Gravina invece fra le mura amiche, una Gravina intenzionata ad invertire la rotta dopo un ottimo inizio con le due sconfitte consecutive, pesante quella di domenica scorsa per 4-1 in casa per mano del Gladiator, il Gladiator stesso che invece ospiterà il Città di Fasano. Una partita molto interessante. Molto interessante. Il Brindisi che farà visita ad un Nardò, ancora mina vagante di questo girone H, l'Audace Cerignola che proverà a invertire anch'essa la rotta di risultati un po' altalenanti in quel di Sorrento, e la Team Altamura che ospiterà fra le mura amiche la Nocerina, una Nocerina reduce dalla vittoria casalinga per una rete a zero contro il Gelbison. Ci sono 3-4 partite molto interessanti. Ma lo sai qual è? Che poi basta vedere la classifica, dovrebbe esserci anche la schermata che ho chiamato classifica, analizzandola. Molti hanno mugugnato talvolta Bitonto sulla vittoria contro il Gladiator, poi basta vedere dove è in classifica. Una squadra importante, Gladiator, comunque una squadra napoletana che in casa darà fastidio a tutti, comunque ai giocatori che hanno esperienza in questa categoria. Assolutamente. Quindi è una squadra fastidiosa. Del Sorbo. Maraucci, quindi sono tutti giocatori che comunque danno fastidio, che hanno annate importanti dietro. Allora, c'è qualche notizia, possiamo dire, nel frattempo, dunque... Allora, mi hanno chiesto da casa più volte se ci sono novità sulla trasferta per i tarantini. Allora, diamo ora tutte le indicazioni. Ok. Non è stato ancora stabilita la possibilità o meno di trasferta per i tifosi del Taranto. L'osservatorio per gli eventi sportivi, per la pubblica sicurezza dell'osservatorio del Ministero dell'Interno, per gli eventi sportivi si pronuncerà probabilmente, quasi sicuramente domani. Certo. C'erano delle ipotesi, ma è ora inutile farle. La vendita chiaramente non è ancora partita per i sostenitori del Taranto. Noi stiamo rispondendo in ogni modo anche sulla pagina Facebook ai tanti tifosi tarantini che ci scrivono, ci chiedono informazioni giustamente e legittimamente, ma noi non saremo i primi a dare comunicazione laddove ci saranno fornite comunicazioni dagli organi gli organi competenti. Al momento non si sa nulla ancora sulla trasferta dei tifosi del Taranto a Bitonto. Attendiamo indicazioni dall'osservatorio del Ministero dell'Interno per gli eventi sportivi. Chiaramente, Paolo, anche una minima rappresentanza sarebbe comunque sempre giusto e bello avere i tifosi per avere un quadro ancora più completo all'interno dello stadio. Insomma, sarebbe veramente una bellissima giornata di sport. Allora, assolutamente. Nel frattempo che tu cerchi sì, di collegarti, io davo giusto alcune Enrico. alcune notizie volevo dare nel frattempo, ovvero ad Agropoli è saltato l'allenatore, si è dimesso Ferrazzoni. Non mi avete avvisato. E anche perché ad Agropoli circolava anche il nome di certo Zdenek Zeman. Zeman, ma pare che stiano andando su squillante ex Savoia dell'anno scorso, prima dell'avvento di Campilongo nella seconda parte della stagione a Torre Annunziata con il Savoia. Quindi il presidente Taccone ha provato prima a convincere Ferrazzoli a ritirare le dimissioni perché l'Agropoli, che ricordiamo ha ottenuto un'insperata vittoria qui al Città degli Ulivi, ha perso sonoramente con la Fidelis Andria. L'Agropoli ha anche una formazione molto giovane, il presidente pare avesse promesso immediati innesti di esperienza e qualità al tecnico, probabilmente non ci avrà creduto, non lo so, è andato via, ha confermato le dimissioni. Ora stanno valutando il nome nuovo per la panchina della formazione della provincia di Salerno, se non sbaglio, mi può aiutare da buon campano. E poi notizia di oggi, notizia di ieri che abbiamo pubblicato oggi, è che l'aumento della squalifica a mister Taurino. Purtroppo a mister Roberto Taurino, e non squalificato per una ulteriore giornata, quindi non solo sarà assente
con il Taranto, ma sarà assente anche nella, tra virgolette, sua Brindisi, visto che a Brindisi ha giocato e ha tanti amici, ricordato sempre con piacere il mister Taurino. A Brindisi c'è stata anche una ammenda con diffida, una munizione con diffida a vice allenatore Gigi Anacleto, che andrà in panchina in entrambe le occasioni. E per la cronaca c'è stata un'ammenda di 400 euro per i piccoli incidenti, parola grossa, piccole schermaggi. Ci sono state a fine partita tra i tifosi del Bitonto e i tifosi del Cerignola nel settore ospiti. Io preparo la chiamata. Allora, nel frattempo in cui prepari la chiamata, io chiedo alla regia se possiamo andare con il blocco pubblicitario. Nel frattempo recuperiamo Enrico Losito, giornalista di Canale 85, che segue molto da vicino le vicende del Taranto Calcio. Parole tu. Per cui, se la regia è pronta, mandiamo il blocco pubblicitario e ci ritroviamo fra due minuti. Mi sa che non è connesso più, scusate. Mi sa che non è... Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Deox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Eccoci qua, siamo rientrati nello studio dopo il blocco pubblicitario. Ringraziamo sempre i nostri amici sponsor che ci danno una mano d'aiuto alla realizzazione del Ruggito Nero Verde. E come di mini, no, basta. No, ogni volta che lo dico sono 50 euro in più che ho. Va bene, scherzi a parte, invece, come avevamo detto prima della pausa pubblicitaria, in collegamento abbiamo Enrico Losito di Canale 85. Ciao Enrico, buonasera. Buonasera a tutti voi e buonasera a tutti gli amici all'ascolto. Grazie, ciao, Enrico. Ciao. Allora, voi dovete sapere che Enrico l'ho conosciuto l'anno scorso praticamente, visto il Taranto, e ci sentiamo costantemente, frequentemente, ed è sempre uno dei primi a richiedermi un collegamento telefonico per la sua trasmissione del mercoledì sera canale Rossoblu 85 in onda su canale 85, e io questa volta ho detto ok, ti cedo l'ospite, però devi fare il collegamento con noi, però fai l'ospite però stavolta fai l'ospite, anche l'ospite, fai l'ospite nostro. Quindi ieri sera c'è stato il direttore De Santis in collegamento con Enrico. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere Enrico collegato con noi. Tra l'altro Enrico ci ha sempre accolto in maniera magnifica, lo Iacovone, e di questo lo ringraziamo sempre. Sicuratevi ragazzi, grazie a voi, grazie Nicolangelo. Ovviamente per me è un piacere, un onore l'ospitalità
che chiaramente riserviamo a tutti i giornalisti ospiti che vengono allo Iacovone, ovviamente la prima cosa, anche perché poi tra l'altro si dice che i tarantini sono amanti degli stranieri, quindi come detto noi abbiamo anche il santo patrono che addirittura è irlandese, quindi più ospitali di noi, ragazzi. Sai che parecchie zone qua abbiamo lì, pure qua. A pochi passi, certo. Allora io ragazzi sono fresco di conferenza stampa, quindi mi potete interrogare. Guarda, ti dirò, a noi è arrivato anche uno stralcio di conferenza stampa, però ne possiamo anche parlare. Allora dici tutte le novità che arrivano tutte le da Taranto. Da Taranto, ecco, dai. Sì, allora, in breve, le conferenze stampa ormai di Mister Ragno sono state ridotte perché erano davvero molto ma molto corpose, diciamo così. In buona sostanza si è parlato chiaramente della gara di sabato in anticipo, non è cambiato granché tranne qualche allenamento del Taranto che oggi si è allenato comunque regolarmente a Castellaneta. Vi do il borsino. Sta recuperando, seppur con cautela, Allegrini, ma non sarà della partita perché avrà bisogno di un altro po' di tempo. Non ci sarà sicuramente Betti e neanche Lanzolla, perché Lanzolla è fuori sede, ha subito un piccolo intervento di pulitura del menisco e non sarà chiaramente della partita. Quindi Taranto comunque in emergenza difensiva, così come è accaduto del resto domenica scorsa contro la Team Altamura, dove è stato adattato Benvenga come centrale difensivo insieme a De Caro, che però è sostanzialmente può agire anche da esterno, ma è anche un centrale difensivo, e poi Delitteris. Diciamo che il Taranto domenica scorsa ha fatto di necessità virtù, utilizzando un modulo 3-4-1-2, che tra l'altro poi è un modulo che può, tra virgolette, esaltare quelle che sono le caratteristiche offensive di un giocatore come Stefano D'Agostino, ed è molto probabile che questo tipo di modulo sarà utilizzato anche a Bitonto. Il mister ha parlato anche del suo trascorso bitontino, ha parlato del campionato equilibrato e anche del fatto che comunque una partita del genere potrebbe essere anche risolta dai singoli, ma anche magari da qualche calcio piazzato, da qualche episodio. Lui, diciamo che si aspetta una partita, e così come ho titolato io il mio servizio, bella e tosta, diciamola tutta, da 1x2, e chiaramente non la valuta comunque decisiva per il proseguio del campionato di entrambe le squadre. Beh, non può essere all'ottava giornata, è un po' improbabile, insomma, però è comunque ha un certo riscontro sulla classifica questa. Assolutamente sì, il mister ha parlato anche della sua posizione, è inutile nasconderlo, già da un paio di domeniche qualcuno ha scatenato delle voci, soprattutto perché allo Zaccheria di Foggia è stato intercettato Eziolino Capuano, che poi è andato all'Avellino, domenica scorsa mister Bitetto allo Iacovone. Però è chiaro che Mister Ragno, a domanda, ha risposto che lui, come tutti gli allenatori, si sente sempre in discussione già dalla prima giornata di campionato, però lui dice anche: io ho un contratto con la società, è chiaro che decide sempre comunque il presidente. Vedremo, chiaramente, io sinceramente credo che la partita di sabato sia un'autentica prova del 9 proprio per gli ionici, che domenica sono stati brutti ma vincenti. Mi aspetto anche una sorta di salto di qualità anche sotto il profilo del gioco, visto che si affronteranno di sicuro due delle squadre più tecniche del girone, che a mio avviso, almeno al momento, non so se voi siete d'accordo, è livellato verso l'alto. Assolutamente, assolutamente sì. Enrico, una domanda: a noi è arrivato un uccellino, tipo il passerotto di Del Piero. Guaita, D'Agostino, come stanno?
Senti, Guaita, nelle ultime settimane non sta benissimo. D'Agostino sta recuperando di sicuro la forma migliore, però è chiaro che, così come ha detto Mister Ragno nelle varie conferenze, anche domenica scorsa ai nostri microfoni, è chiaro che un giocatore che ha saltato, mi riferisco ad D'Agostino, sì, una parte della preparazione non può essere massimale in questa fase. È chiaro che D'Agostino ha giocato un po' col contagocce. Il problema di D'Agostino tutt'al più è la collocazione, perché è stato utilizzato come esterno di centrocampo a sinistra, è stato utilizzato come seconda punta, però io credo che D'Agostino esprima il meglio da trequartista. È chiaro che il ragazzo si adatta un po' a tutti i ruoli ed è chiaro che con Mister Ragno non ci si può permettere di non curare la fase difensiva, perché è una pretesa giustamente che ha Mister Ragno. Per quanto riguarda Guaita, un po' appannato, non so se sotto l'aspetto fisico, anche sotto l'aspetto psicologico. Guaita è un giocatore sicuramente dalla classe sopraffina ed è un lusso per la categoria, però purtroppo, così come ha detto anche il mister, è uno di quei calciatori che magari ad inizio partita, se non supera per un paio di volte il diretto avversario nella giocata, diciamo che entra tra virgolette un po' in confusione. Però niente paura, perché comunque se non ci dovesse essere Guaita ci sarà un giocatore come Oggiano che è altrettanto valido. Guarda, noi ti diciamo che il Bitonto in difesa avrà Paolo Lomasto che è ospite, che è ospite qui stasera. Per cui certo. No, ha già fermato lo Iodice domenica, dai. Per no, cui. Ah, vabbè. Ah. Comunque tanto il Taranto, al di là di tutto, ha una ricchezza di rosa che effettivamente, tra virgolette, come, certo, come dice certo, qualche altro allenatore, Mister Ragno può in teoria lanciare le maglie in aria e chi le prende le prende, ma a parte le battute, ragazzi, è chiaro che sono solo delle ipotesi anche sul modulo. Io credo che comunque, al di là di tutto, il Taranto debba puntare ad una prova convincente a Bitonto, al di là del risultato, perché Ragno questo ha sottolineato in conferenza stampa dicendo che è chiaro che il Taranto andrà a Bitonto per puntare alla vittoria, però non disdegnerebbe comunque anche un pareggio. Ma io credo che il Taranto debba dare comunque dei riscontri anche diversi, ma soprattutto dare dei riscontri al momento, anche all'ambiente. La squadra domenica scorsa è uscita tra i fischi, che io comunque considero ingenerosi, perché i fischi dopo una vittoria, non so voi, ma io li giudico ingenerosi, anche perché al di là di tutto siamo in Serie T, ricordiamocelo. Certo. Enrico, allora, nel ringraziarti per il tuo intervento e prendendo a spunto quello che tu hai detto del Taranto, cioè che la settimana scorsa è stato brutto ma vincente, noi speriamo che sia brutto e perdente. Permettici la battuta. Io ragazzi, purtroppo vi sto sentendo adesso malissimo. Ci senti, Enrico? La qualità del segnale, non ho sentito l'ultimissima parte. No, era una battutaccia. Era una battutaccia di Nicola. Di Nicola, no, per la partita di sabato. Ho detto, ho preso a spunto quello che tu hai detto, che il Taranto settimana scorsa è stato brutto ma vincente. Mi confermi? Certo. Ok, noi speriamo che sabato sia brutto e perdente, così siamo a posto per quanto ci riguarda. Purtroppo non vi sento più. Va bene, ok, no, ma non so se è una scusa. No, è una scusa, perché Enrico è un grande. Va bene, va bene, guarda, te lo spieghiamo sabato in tribuna. Poi ti mando un audio dopo, allora. Enrico, grazie per essere stato con noi. Ciao Enrico, grazie. Ciao, ciao. Tutto. Ciao, un abbraccio. Alla fine, a fine chiamata, davvero, non so se mi avete sentito in maniera chiara, ma vi ho sentito davvero male nell'ultimo. No, ti abbiamo sentito. Ti ringraziamo davvero per la disponibilità. Un caro abbraccio, grazie, Enrico. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro. Grazie Enrico, lo stesso, okay. Ciao. Enrico, grazie. Allora, Enrico Losito, il giornalista di Canale 85. Allora, a proposito di Mister Ragno, che è stato citato più volte, abbiamo un contributo, sì, che ci arriva. Sì, un contributo che ci ha fornito poco fa
l'amico e collega Gianni Sebastio, sempre da Taranto per Studio 100, esatto, con una rapida intervista che lui stesso ha fatto a mister Nicola Ragno, tecnico del Taranto, a conclusione proprio della conferenza stampa di questo pomeriggio della società ionica. Chiedo alla regia di mandare le immagini con le dichiarazioni di mister Ragno. Mister, si va a Bitonto, restano i problemi dietro, pensi di far esordire Russo dal primo minuto? Ma Russo si è allenato benissimo questa settimana rispetto alla scorsa, dove dovevamo decidere per discorso anche della Coppa Italia se farlo allenare oppure eventualmente anche inserirlo in Coppa, però non sapendo un po' le condizioni al 100% e non vedendo al 100% abbiamo deciso la settimana scorsa di farlo allenare, e questa settimana ha continuato questo suo programma di 15 giorni. È un giocatore che domenica l'abbiamo inserito, si è inserito anche bene, esperto, è una opzione che stiamo valutando e penso che domani nella rifinitura valuteremo le ultime situazioni. Qual è la maggiore insidia, secondo il tuo parere, che nasconde questa sfida anticipata al sabato contro il Bitonto in trasferta? Ma noi vogliamo essere positivi, nel senso che stiamo cercando di trovare tutte le situazioni positive e non di andare a trovare l'insidia o altre situazioni. Noi la partita l'abbiamo preparata, è chiaro che abbiamo avuto un giorno in meno per prepararla, però posso garantire che l'abbiamo preparata bene, abbiamo lavorato bene e adesso noi il nostro obiettivo è quello di ripetere tutte le partite che abbiamo fatto fuori casa. Poi in alcune circostanze siamo stati bravi a portare la vittoria, in altre come quella di Foggia dove mettevamo quantomeno il pari, però siamo usciti senza punti, però sfoderanno anche una buona prestazione. E questo dunque era mister Ragno nella conferenza stampa di oggi pomeriggio che si è tenuta a Taranto, grazie a Gianni Sebastio e alle immagini di Studio 100 che ci sono arrivate questa sera per la trasmissione. Allora, se non vado errato, adesso sì, ci dovrebbe prima essere... Prima del rush finale con Paolo per parlare proprio del Taranto e di come la squadra, il gruppo si sta avvicinando a questo big match di sabato, diamo il via alla rubrica nuova che inauguriamo questa sera. Guardare male. No. L'avversario secondo Mario Romano, il collega amico di Data Sport, che ci ha fornito alcune informazioni statistiche sul Taranto. Allora, la prossima volta lo chiamano l'avversario secondo Mario. L'avversario secondo Mario, poi bisogna vedere quale Mario. Quale Mario? Allora, il Taranto di questo inizio stagione non ha mai pareggiato, tre vittorie, no, quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Solamente in altre due occasioni nella sua storia delle stagioni trascorse in Serie D, il Taranto non aveva mai ottenuto un pareggio o dopo sette incontri, nella stagione 2017-2018 e 94-95, nel primo caso dopo addirittura 14 giornate maturò il primo pareggio 0-0 con il Gragnano, nel secondo caso la posta in palio venne divisa con il Cerignola addirittura dopo 13 turni, finì 2-2. L'unico precedente a Bitonto risale, come tutti sapete, a quello del 30 gennaio 2019, esattamente pochi mesi fa, quando il Taranto di mister Gigi Panarelli vinse a Bitonto per 1-0 con la rete segnata al 29esimo del primo tempo da Emiliano Massimo. Quella fu una partita bruttissima dal punto di vista tattico, molto brutta. Assolutamente sì. Nella scorsa stagione, dopo 7 giornate, il Taranto comandava la classifica con 14 punti, 2 punti in più rispetto a quelli ottenuti finora in questa stagione, 13 reti fatte un anno fa, più 3 rispetto ad oggi, e 8 reti subite un anno fa, più 2 rispetto ad oggi, mentre il Bitonto aveva 12 punti l'anno scorso, cioè 1 in meno rispetto ad oggi, con 13 reti messe a segno, più 5 rispetto all'anno scorso, e 6 subite, più 3 rispetto all'anno scorso. Mario ha evidenziato chi bisogna tenere d'occhio soprattutto della formazione ionica, ovvero l'argentino classe 86 Leandro Guaita, che già più di un'occasione il nostro Enrico amico Enrico Losito ha citato, protagonista delle promozioni in Serie C del Potenza, allenato proprio da Ragno nella stagione 2017 e 2018, Giuseppe Genghi, l'attaccante classe 85 che è stato già a Taranto nel biennio 2014-2016 siglando ben 48 reti in Serie D, c'è anche il camerunense centrocampista Kelvin Matute, classe 88, proveniente dall'Avellino
l'anno scorso 34 presenze e 3 reti con la promozione in Serie C degli Irpini, e poi Stefano D'Agostino è stato vice capocannoniere l'anno scorso con 19 reti dietro il nostro Chicco Paterno, classe 92. Sarà squalificato Luigi Manzo per 3 turni, ricordiamo, per i fatti post Foggia Taranto, e saranno infortunati, come detto, saranno assenti per infortunio i difensori Allegrini, Lanzolla e Betti. Come detto, non al meglio probabilmente Guaita e D'Agostino. Domenica scorsa contro Altamura il Taranto ha schierato un 3-4-1-2 con una difesa prevalentemente under, Sposito portiere under in porta, linea 3 con Benvenga, credo arretrato, adattato al centro della difesa, con i suoi lati due under, De Caro e Deliteris, poi Guaita, Matute, Manzo e Ferrara a centrocampo, con Ferrara sull'esterno, altro under, D'Agostino dietro, la coppia d'attacco, Genchi, Croce. Taranto, come detto, ragno, non se la passa proprio benissimo, un po' contestato. Vabbè, diciamo che insomma i presupposti vada meglio dopo, diciamo che i presupposti sono abbastanza buoni per potergli dare la queste mattata. Le informazioni sul Taranto. Ringraziamo Mario Romano, e quindi ora non ci resta che chiedere un'opinione al buon Paolo. No, anche perché Paolo, prima mentre stavi parlando Paolo ci diceva che probabilmente ha dato un'occhiata alla formazione, che potrebbe esserci qualche novità secondo te. Secondo me, se hanno un po' di rispetto del Bitonto, non vengono con due under dietro, cioè vengono un po' più coperti. E il Taranto, che dire, comunque a inizio campionato è la squadra, cioè, insieme alle altre squadre, è stata da battere. È una delle pretendenti a vincere il campionato, sia per tradizione che piazza e blasone, però sappiamo che comunque quello che conta è il campo. È il campo che dà giudizi alla fine. Weekend particolare per Bitonto, tanta gente torna in città per una festa da noi molto sentita. Paolo, credo sia doveroso fare un appello ai tifosi, perché la squadra, come non mai in una gara così difficile, così importante come quella con il Taranto, ha bisogno della risposta della città. Sicuramente è quello di vedere gli spalti gremiti e di vedere comunque una grande partita, una bella partita, e di vedere una bella prestazione della squadra e di festeggiare nei migliori dei modi la festa. Speriamo, anche perché abbiamo saputo in anteprima che ci sarà una particolare coreografia da parte dei gruppi organizzati del tifo nero-verde, quindi un motivo in più ancora per essere partecipi e stringersi attorno alla squadra in una gara che, diciamo, io non lo volevo dire, vabbè, in caso di vittoria non lo diciamo, primo per una notte, vabbè, in classifica, non lo diciamo. Almeno allora, per una fateci fare la notte dei Santi Medici in primo, al primo posto, dai. Va bene, svegliare con il primo giusto Anna. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito. Io sì. Due o tre cose finali. Chiaramente. Una brutta notizia per Gregorio Bello Guidotti, che credo che ci segua da qualche parte d'Italia. Sarà da sabato. Anche stasera è una bella puntata. Grazie, spero di vedervi domenica con la diretta. Allora, la partita è sabato. E non c'è la diretta perché il Bitonto gioca in casa. Assolutamente. Il Bitonto gioca in casa. La live reaction solo quando il Bitonto per gioca le gare fuori esterne. Casa. Però, se ti fai spiegare un po' dei tuoi amici quello che succede in campo, ti fanno loro magari il commento, te lo possono fare tranquillo. Assolutamente. A chiudere. Chiudiamo, sì. Ovviamente sempre il punto della situazione del campionato nazionale juniores. Danilo, esatto. Leggiamo il prossimo turno. Sì, il prossimo turno vedrà l'Audace Cerignolo ospitare il Campobasso. Il Bitonto tenterà di rialzarsi contro l'Olimpia Agnonese. Il Pineto capolista del girone ospiterà il Vasto Girardi. Il Foggia farà visita al Giulianova. Il San Nicolò Notaresco ospiterà l'Avezzano, mentre la Fidelissandria farà visita alla Vastese. In questo turno riposerà il Chieti. E anche questi sono i dati relativi alla juniores. Allora, Nicolangelo, prima sì, no, di... analizzavamo il campionato juniores, purtroppo un periodaccio. Il Bitonto, che è anche sfortunato. Però si rialzerà. Speriamo già dalla trasferta di Agnone, in contemporanea con la prima squadra, magari... risollevare la testa. Un Bitonto campione d'Agnone. Dai, speriamo bene, dai. Allora, dobbiamo dire nient'altro per quanto riguarda la partita di sabato pomeriggio alle 15:00. Il botteghino sarà aperto dalle ore 14:00.
Chiedo alla regia di, bravissimi, di mettere in sovrimpressione la locandina, sarà pubblicata a breve sulla pagina Facebook del Bitondo con tutte le indicazioni. Sapete già, il biglietto si può acquistare in prevendita presso la tabaccheria Sorgente nei pressi del Santuario dei Santi Medici e presso il Via Vai Center in via Giuseppe Lazzati. Il botteghino dello stadio Città degli Ulivi sarà attivo a partire dalle ore 14, quindi potete venire ad acquistare il biglietto anche lì dallo stadio poco prima della partita. Ovviamente, data l'alta affluenza prevista, i cancelli saranno aperti con largo anticipo e vi invitiamo, anche visto l'orario delle 15:30, tutto sommato comodo, a raggiungere allo stadio con anticipo, non arrivate all'ultimo momento perché potreste perdervi nella calca dell'ingresso dello stadio. Abbiamo detto tutto, credo di aver detto tutto. Ricordiamo per i tifosi tarantini, se ci stanno seguendo in questo momento, che domani saranno pubblicate le disposizioni per la trasferta. Allora, queste erano le notizie per quanto riguarda la partita di sabato pomeriggio alle 15:30, 2-3 appuntamenti, logicamente. Per quanto riguarda la partita, ci potete seguire sempre sulle pagine ufficiali del Bitondo Calcio perché c'è l'aggiornamento costante in real time. Con la speranza invece di vedervi in quanti più possibili unità all'interno dello stadio Città degli Ulivi. Poi permettetemi di dirvi che nella giornata di domenica, festività importante come abbiamo già detto più volte per Bitonto, Radio Doppio Zero seguirà quasi completamente la giornata della festività dei Santi Medici. La diretta partirà alle 7:45 del mattino di domenica, poi ci sarà il collegamento con gli amici di Go Streaming e poi ci saranno anche le nostre dirette le nostre dirette a partire dal mezzogiorno, perché abbiamo intenzione di farvi vedere qualcosa di diverso rispetto agli altri anni con la processione di Santi Medici. E poi logicamente la sera, sempre la chiusura della festa dei Santi Medici, sempre in collaborazione con gli amici di Go Streaming. È un impegno importante di Radio Doppio Zero, lo facciamo soprattutto per tante persone che sono al di là dello stivale, che logicamente possono seguire questa festa così importante per noi bitontini attraverso internet. Mi sembrava giusto, ragazzi, ricordarlo. Paolo, resta a vedere la festa o torni a Napoli? Dipende dalla ragazza. Dipende dalla ragazza. Fai venire la ragazza qui. Dipende dalla ragazza. Allora, ragazzi, invece è veramente tutto. Grazie Paolo per essere stato con noi stasera. Grazie a voi che mi avete invitato. Con la speranza di spaccare tutto sabato pomeriggio. Ti perde, va! Alla fine della partita, però poi è finito tutto. Tanto poi li esponiamo in fiera. Esatto. Cioè, attenzione, un colpo di scena, Mister Iurino mi sta chiamando. Non so adesso parleremo con Mister Iurino. Grazie per averci seguito. L'appuntamento, logicamente, è a domenica con la diretta dei Santi Medici. Per quanto riguarda noi, ci vediamo giovedì prossimo in un'altra location che non sarà lo studio, lo sappiamo già perché prima della trasferta di Brindisi, ma di questo non ti ho detto niente e te lo dirò poi più in là. Però poi facevo lo splendido prima, Dove andiamo? Là! Dove ti portai? Vabbè, lasciamo stare. Grazie a tutti e buonasera. Ciao. Ciao. Questo programma è stato offerto da
Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Derox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800 910 323 per richiedere maggiori informazioni.